Tappa obbligata della visita ad Ascoli Piceno è da sempre il Caffè Meletti, nella storica ed incantevole Piazza del Popolo. Il locale, sicuramente tra quelli storici più belli d'Italia, fu inaugurato la sera del 18 maggio 1907 per volontà di Silvio Meletti, l'industriale di liquori famoso per la produzione dell'anisetta. La palazzina, progettata dall'ingegner Marco Massimi e realizzata tra il 1881 e il 1884 per ospitare gli uffici della posta e del telegrafo, era stata acquistata da Meletti 3 anni prima ad un'asta pubblica per 24.150 lire. Le cronache del tempo annotano: Silvio Meletti sta realizzando un caffè degno di una capitale europea. Grazie all'opera dell'ingegner Enrico Cesari e del pittore decoratore Pio Nardini, nacque così un elegante caffè in stile Liberty, caratterizzato dalla ricchezza degli arredi, dallo splendore degli ornamenti e dalla raffinatezza delle pitture che ancora oggi contribuiscono a rendere unica l'atmosfera del locale. Per la coerenza che lo lega alle strutture in un tutto inscindibile, per l'unitarietà, essendo rimasto, salvo qualche piccola variante, nello stato originario, per l'eleganza delle linee e del decoro che ne fanno un raro documento di stile Liberty nella regione marchigiana, e perché il luogo preferenziale di incontro socioculturale che ha rivestito in passato e che oggi continua a mantenere, il Caffè Meletti nel 1981 è stato dichiarato dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali locale di interesse storico ed artistico. L'architettura del Caffè Meletti è affascinante quanto la sua storia. La palazzina che ospita il caffè è, nella propria linearità, un elemento che si inserisce con grande eleganza nello scenario cinquecentesco di Piazza del Popolo, apportando anche un delicato tocco di colore con la sua intonacatura rosa antico. Su pianta trapezoidale, la facciata principale, di stile tipicamente neoclassico, è suddivisa in 3 fasci orizzontali, demarcate da cornici sagomate corrispondenti ai 3 piani dell'edificio. Al piano terra le 4 vetrine e l'ingresso sono protette da un portico a 5 arcate con volte affrescate dal pittore ascolano Giovanni Picca nel 1883, con affreschi sul tema emblemi allusivi delle funzioni postali. Poco sopra, la cornice marcapiano sorregge una fila di 5 finestre sormontate da altrettante lunette a tutto sesto, il piano nobile, e infine una cornice dentellata funge da basamento per la balaustrata che delimita l'ampia terrazza all'ultimo piano. Nel 1906 gli affreschi furono intonacati e solo il restauro del 1998 ha riportato alla luce l'intera opera. L'interno del locale ricalca l'impostazione tipica di un caffè ottocentesco in stile Liberty ed è organizzato in uno spazio per la consumazione in piedi, uno spazio ampio per la consumazione a sedere e uno per la pasticceria. Gli affreschi del soffitto, opera del pittore ascolano Pio Nardini e realizzati tra il 1906 e il 1907, sono ispirati all'anisetta e rappresentano putti tra rami di piante di anice. L'arredamento porta il visitatore nell'atmosfera di un tempo, con gli enormi specchi a parete, le applique, i lampadari in ottone lavorato e vetro smerigliato, i divani rivestiti di morbido velluto verde muschiato, i tavolini rotondi con piano di marmo bianco di Carrara su base in ghisa, altri dipinti dell'artista milanese Giuseppe Moneta, le sedie tonè con impagliatura di Vienna, le colonne in ghisa con il capitello fruttato e la caratteristica scala a chiocciola in legno intagliato. Accanto alla cassa, appesa ad una colonna, la inconfondibile gabbietta con uccello meccanico a carica, acquistata a Torino nel 1928, il cui cinguettio ha deliziato generazioni di bimbi. Al piano superiore, ove era stato inizialmente previsto un salone dedicato ai ricevimenti ed aveva poi trovato spazio negli anni anche un biliardo, si accede oggi al ristorante. Il 30 giugno 1990, dopo 83 anni di attività, il Caffè Meletti fu chiuso dall'imprenditore che lo aveva rilevato nel marzo dello stesso anno dalla famiglia del fondatore, dopo soli 3 mesi di scellerata gestione che ne aveva snaturato completamente il fascino e il ruolo sociale nella città.
Solo 6 anni più tardi, nel 1996, il Caffè Melletti viene acquistato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, che lo restituisce alla città il 19 dicembre 1998 dopo un'attenta opera di restauro conservativo. I successivi adeguamenti strutturali e tecnologici, conclusi nel novembre del 2011, hanno riportato il caffè al prestigio e al fascino di un tempo. Tra gli elementi più significativi di quest'ultimo intervento, la fruibilità dell'ingresso su Via del Trivio con il ripristino del corridoio interno dismesso nel 1921. Il Caffè Melletti rappresenta da sempre un luogo simbolo della vita culturale e sociale della città. Ne è testimonianza la sua storia, profondamente legata agli avvenimenti locali e sempre intrecciata ai mutamenti del tempo, dei costumi e delle mode. Intorno agli anni 20 nacque addirittura un sodalizio, piuttosto informale, che al caffè faceva riferimento sia come luogo di ritrovo che come punto di osservazione privilegiato della vita cittadina. Composto ovviamente da ricchi possidenti, nobili e autorità locali, il sodalizio fu denominato dapprima Balilla, soprattutto per ironizzare sull'avanzata età dei suoi componenti, ma anche con qualche ammiccamento ai nuovi riti del fascismo. Subito dopo la guerra, il gruppo fu unanimemente ribattezzato in Senato del Caffè Melletti ed a presiederlo fu chiamato l'arguto barone Domenico Garzia. Il Senato, che si è sciolto solo nei primi anni 70, è stato per decenni un cenacolo di discussione, un luogo di sapienza ed intelligenza, ma anche un'allegra compagnia. Tutti i personaggi famosi che negli ultimi 100 anni hanno frequentato Ascoli Piceno non hanno mancato di visitare il locale. Nel tempo della sua vita il caffè ha conosciuto ed annoverato fra i suoi illustri frequentatori Mario Del Monaco, Beniamino Gigli, Guido Piovene, Pietro Mascagni, che qui avrebbe iniziato a scrivere l'opera Lodoletta, Ernest Hemingway, Renato Guttuso, che qui progettò la rivista L'Orsa Maggiore, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Mario Soldati, i fratelli De Filippo, solo per citarne alcuni. Le cronache riportano che il 2 giugno 1908 entrò nel Melletti per gustare una anisetta al Sels, da privato cittadino in visita alla città, addirittura Vittorio Emanuele III. Più volte il Melletti si è trasformato in set cinematografico. Francesco Maselli vi girò nel 1960 numerose scene del film I Delfini, con una giovanissima e stupenda Claudia Cardinale, accanto a Sergio Fantoni, Thomas Millian, Antonella Lualdi ed Enzo Garinei. Proiettato in anteprima alla 21esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, I Delfini offrì ad Ascoli Piceno ed al Caffè Melletti una vetrina eccezionale per via del notevole successo di pubblico. Il film incassò al botteghino quasi 500 milioni di lire. Nella pellicola di Maselli, il Caffè Melletti è il luogo custode delle tradizioni e dei riti di una città di provincia, ma è anche palcoscenico per le esibizioni e gli sfarzi. Nel 1971 Pietro Germi utilizzò il locale per alcune riprese di Alfredo Alfredo con un giovane Dustin Hoffman, con Stefania Sandrelli, Carla Gravina e Duilio Del Prete. Il film vinse il Davide di Donatello come miglior film italiano dell'anno ed ebbe una nomination al Golden Globes del 1974 come miglior film straniero. Nel 1987 è stato invece il regista scolano Giuseppe Piccioni ad utilizzare il Caffè Melletti nel Grande Black come icona della estraneità rispetto ad una nuova generazione in fermento. Nel film, con Sergio Rubini, Francesca Neri e Federica Mastroianni, il locale è volutamente assente e la sua loggia esterna è solamente il luogo di ritrovo della giovane destra scolana. L'opera prima di Piccioni vinse il Nastro d'Argento e il Premio De Sica. La pasticceria del Caffè Melletti è stata negli anni un vero e proprio vanto per la città. Celeberrima è la pasta Pierina, creata dai pasticceri in onore della moglie di Silvio Melletti, appunto Pierina. Altra pasta caratteristica è il cappello del prete.
Specialità del locale è però ovviamente l'anisetta, un liquore a base di anice lavorato secondo la ricetta originale perfezionata nel 1870 da Silvio Meletti. La madre di Silvio Meletti gestiva in via Pretoriana un piccolo negozio dove vendeva, tra le altre cose, un distillato di anice fatto in casa, molto gradito dalla clientela. Quel primo liquore fu la base dell'anisetta, sulla cui ricetta Meletti si applicò per anni. Il fondatore perfezionò una ricetta ed una tecnica di distillazione che sono ancora oggi i procedimenti utilizzati per ottenere l'anisetta. Alla base di questa ricetta c'è l'anice verde, prodotto nella zona di Castignano, poco distante da Ascoli Piceno, su terreni argillosi capaci di conferire al prodotto un profumo caratteristico. Il procedimento è ancora oggi lo stesso del 1870. L'anice viene lavorato tramite distillazione a bagnomaria. Viene poi aggiunta la parte aromatica rappresentata dalla distillazione di frutti, semi e fiori. Caratteristico assaggio è quello dell'anisetta con la musca, ossia con un chicco di caffè nel bicchierino. Famosa l'espressione di Trilussa, quante favole e sonetti m'ha ispirato la Meletti. Nel 1879 il re Umberto concesse alla ditta Meletti l'ambito brevetto di fornitore della Real Casa. L'anisetta Meletti vinse medaglie d'oro nelle esposizioni di Ostenda, Torino e Atene ed ebbe premi a Parigi nel 1900, a Napoli, Roma, Milano e Bruxelles nel 1910. Accanto allo sviluppo di strategie commerciali che portarono alla creazione di una vera e propria rete di agenti in tutta Italia, ci fu anche la creazione di iniziative di marketing e pubblicità. Silvio Meletti realizzò campagne pubblicitarie su giornali e sulla cartellonistica stradale con la pubblicazione di alcuni poster commissionati ad artisti dell'epoca. Negli anni 20 si affidò addirittura al notissimo cartellonista triestino Marcello Dudovic, che realizzò la stupenda danzatrice in abito rosa. Altrettanto storico è il manifesto realizzato dal bolognese Giovanni Minguzzi con il profilo di donna che sorseggia l'anisetta da un calice. Tra gli autori più recenti, negli anni 60, anche Tullio Pericoli.